30 maggio 2013, presso le OGR, Officine Grandi Riparazioni di Corso Castelfidardo 22 a Torino, il quartier generale del Festival Architettura in Città 2013, promosso dall'Ordine degli Architetti di Torino e dalla Fondazione OAT, ha preso il via alla terza edizione del workshop nazionale Image, incontri sul management della Green Economy. L'edizione 2013 è iniziata con il workshop di apertura dal titolo Le Smart City del Futuro, che ha visto gli assessori con delega a Smart City del Triangolo Industriale Italiano, Torino, Genova e Milano, confrontarsi sullo stato di avanzamento delle politiche smart delle rispettive città. Suggella quello che è l'allestimento che abbiamo fatto all'interno delle OGR per questo Festival Architettura in Città, dove abbiamo tentato di raccontare il progetto dal futurismo al futuro sostenibile, 100 anni di evoluzione dalla città industriale al presente tecnologico agli sviluppi della Smart City. Quindi diciamo che il contesto si prestava particolarmente per la firma di questo protocollo. Noi abbiamo cercato di affiancare la città da meno 2 anni in questo suo tentativo di qualificarsi come città intelligente. Oggi c'è una firma importante, un accordo fra 3 città, Torino, Milano e Genova, e quindi noi siamo molto soddisfatti. Sarà un cammino lungo, perché una città intelligente, secondo me, per prima cosa bisogna avere degli abitanti intelligenti, e quindi deve persuaderli a comportarsi nel modo più intelligente possibile. Credo che il primo sforzo sia quello. Il momento è stato suggellato dalla firma del relativo protocollo d'intesa, che rappresenta un'ulteriore conferma della volontà di fare squadra delle 3 Smart City del futuro. Sono 3 settimane di eventi in cui abbiamo voluto rivendicare con forza che in questo territorio la declinazione più adatta del concetto di Smart City è la capacità di un sistema locale fatto di tanti attori che sanno leggere i bisogni del territorio e provano insieme a trovare delle risposte le più intelligenti. Io sono particolarmente contento che i miei omologhi, gli assessori con delega Smart City di Genova e di Milano, abbiano accolto l'invito a venire qui oggi. Con loro stiamo lavorando da tempo, con la consapevolezza che il secolo scorso si è aperto con l'industrializzazione dell'economia nel nostro paese, caratterizzando in modo particolare quello che è definito il triangolo industriale. Genova, Torino e Milano sono state le protagoniste dello sviluppo economico del secolo scorso. Questo nuovo secolo, che si apre all'insegna delle Smart City, per noi vuole essere la rivendicazione orgogliosa che questa è una strategia di sviluppo. Vuol dire parlare di economia reale, vuol dire parlare di riconoscere consapevolmente gli investimenti in ricerca che sono stati fatti in queste 3 città, in questi 3 territori, ma è anche il modo per riflettere su alcuni prossimi appuntamenti. Il più importante sicuramente sarà l'esposizione universale del 2015, che grazie anche al supporto e al contributo della città di Milano molto probabilmente sarà prevalentemente dedicato alle città intelligenti. Dopo aver avviato questa collaborazione durante l'estate scorsa con i colleghi, appunto La Volta e Tajani di Milano, di arrivare alla firma di questo accordo, che deve essere un po' di sprone anche alle altre città italiane per traguardare insieme questo futuro sostenibile per un paese che da questo punto di vista è un po' fermo. Quindi credo che sia anche un buon messaggio ben oltre il nostro triangolo industriale, che pur è fondamentale per il nostro futuro. Il protocollo di collaborazione stipulato oggi tra Milano e Torino e Genova arriva dopo un percorso di mesi in cui con i miei colleghi abbiamo condiviso alcune priorità sul tema delle Smart City, quindi modalità di collaborazione anche in vista dell'ottenimento di risorse e finanziamenti dall'Unione Europea, e una sensibilizzazione sull'ANCI, l'Associazione dei Comuni, affinché anche ANCI cominci ad occuparsi in maniera significativa di questi temi. Oggi, grazie al nostro intervento, presso l'ANCI si è costituito un osservatorio sulle Smart City, che è uno strumento di supporto alle città anche nella programmazione su questi temi.